A scuola di cucina con lo chef Piero Cantore dell'Associazione Cuochi Professionisti Calabresi. Scopri con lui le ricette base della cucina italiana, proprio come se fossi ad un corso di cucina. Scopri anche tu il portale dedicato alla gastronomia. Per curiosità, news e ricette particolari, vai sul sito www.lacucinamodomio.com o scarica l'applicazione per Google Play, ricettando semplice e gustoso. Scopriamo insieme l'argomento di questa puntata. Bentornati a tutti i miei radioascoltatori a una nuova puntata di Scuola di Cucina. Oggi vediamo come preparare un ottimo roast beef. Ingredienti sempre per 4 persone: 1 kg di carne di vitello dissossato, 2 spicchi d'aglio, olio di oliva extravergine quanto basta, rosmarino quanto basta, alloro quanto basta, pepe in grani quanto basta e sale grosso quanto basta. Eliminate le allora, vediamo la procedura per poter fare questa ottima carne. Eliminiamo le eccellenze di grasso dal pezzo di carne e leghiamolo con lo spago da cucina. Dopodiché prendiamo una padella antiaderente e facciamo rosolare il roast beef in olio di oliva. Unite gli spicchi d'aglio, rosmarino e alloro. E girate sia da una parte che dall'altra in maniera che si rosola bene il nostro pezzo di carne. Girate il roast beef dall'altro lato dopo averlo ben rosolato e conditelo con sale grosso e mescolato il sale grosso con pepe in grani schiacciato. Dopodiché prendete la nostra padella, prendiamo una teglia da forno, mettiamo tutto il condimento al suo interno e cuociamo il roast beef in forno a 180 gradi per circa 18 minuti. L'interno dovrà rimanere rosolato. La carne è cotta quando la temperatura al cuore, se avete un termometro di temperatura, sarà arrivata a 65 gradi. Dopodiché lo possiamo tagliare a metà e tagliare a fettine e condirlo con un po' di pomodoro e rucola di sopra e lo serviamo a tavola. Così il nostro roast beef sarà pronto per essere degustato dai nostri commensali. A me non mi resta che darvi appuntamento alla prossima lezione per conoscere un po' le tecniche della cucina italiana, le basi della cucina italiana. A scuola di cucina con lo chef Piero Cantore dell'Associazione Cuochi Professionisti Calabresi. Scopri con lui le ricette base della cucina italiana, proprio come se fossi ad un corso di cucina. Scopri anche tu il portale dedicato alla gastronomia. Per curiosità, news e ricette particolari, vai sul sito www.lacucinamodomio.com o scarica l'applicazione per Google Play, ricettando semplice e gustoso.